Io, come sapete, preferisco sempre vedere di persona, perché le carte servono, però, come dire, i sensi dell'essere umano non possono essere superati mai da nessuna carta. E, la situazione dell'ospedale di Locri è veramente ai confini della realtà, se mi permettete questa espressione. Lo so che sembra brutto, però dobbiamo essere onesti. I carabinieri hanno fatto il comparto di NASA ha fatto un'ispezione a gennaio, dove già venivano messe nero su bianco. Io vi dico solo un dato che mi ha veramente scioccato: 1765 medicinali scaduti nel reparto di pneumologia. Un dato che è veramente incredibile: ascensori non omologati, sterilizzatori non omologati, gruppo elettrogeno non omologato. Cioè, veramente, uno pensa che ci siano solo reati penali, no, cioè c'è proprio la mala gestione anche dal punto di vista amministrativo. Veramente non riesco a descrivere la situazione che ho visto. Lasciamo stare la situazione strutturale, anche quella in condizioni terribili, lo sforzo di alcuni sanitari di andare avanti nonostante tutto questo c'è. Anche Polistena, grandi difficoltà, carenze di organico, paurose, nonostante, ripeto, fosse stato previsto, pur essendo la Calabria commissariata, pur essendo stata prevista l'assunzione di lo sblocco di 1000 unità di personale, non è stato bandito neanche un concorso, quindi abbiamo pochissimi medici, pochissimi infermieri, l'osservazione breve intensiva chiusa a Polistena, la sala dell'emergenza chiusa, quindi c'è una sola sala che insomma la gente è più buttata ovunque, una sola ambulanza medicalizzata. Cioè, io mi chiedo come debbano essere assicurati, cioè di cosa stiamo parlando quando parliamo di servizi. Ripeto, io non so come ci sia qualcuno che abbia il coraggio di pronunciare critiche nei confronti miei di fronte a questo. Io non lo so se loro sono venuti negli ospedali. Cioè, io non so quanti ministri sono venuti a vedere Polistena, sono venuti a vedere Locri, io ho chiesto al presidente Conte di venire qua e verrà in Calabria, faremo probabilmente anche il consiglio dei ministri qua quando approveremo il decreto. Quindi...